Everybody, benvenuti o bentornati in un nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, questo sarà il video dei miei preferiti del mese appena passato, ovvero marzo. Lo so, è stato un mese un po' diverso dal solito, poiché tutti noi siamo dovuti stare a casa la maggior parte del tempo. Ma questo non vuol dire, perlomeno nel mio caso, che io non abbia avuto dei preferiti anche per quanto riguarda l'abbigliamento durante questo mese. Infatti direi di partire proprio dalla primissima categoria, che è quella dell'abbigliamento. La prima categoria di abbigliamento che vi mostro è quella dei pantaloni. Ebbene sì, io odio, cioè non sopporto stare in pigiama e non ho neanche un pantalone della tuta, e quindi sono stata molto comoda con questi, ovvero dei pantaloni in similpelle, che in realtà sono come defuso ma sono molto più belli esteticamente da vedere e quindi mi piaceva molto indossarli. Oppure questi jeans skinny molto molto belli e super comodi. Ad esempio, in quest'ultimo periodo, in quest'ultima settimana, ho preferito utilizzare i mom jeans. Comunque, come vedete, i pantaloni principali che ho usato sono stati i jeans skinny e questi pantaloni in finta pelle. E sopra i pantaloni ovviamente ho messo delle magliette, e ho messo queste magliette di mio papà perché sono super grandi e super comode. Sono tutte e due con una base bianca. Questa ha un logo davanti, invece questa qui ha una scritta dietro. Sono molto comode, le utilizzo anche per fare ginnastica a scuola, ormai le utilizzavo, però sono super comode perché sono più grandi di me, sono di qualche taglio in più e quindi sono stata super felice di poterle utilizzare per così tanto tempo. E sopra ancora, quando avevo più freddo o comunque la mattina lasciando le finestre aperte in camera, ho utilizzato tantissimo le felpe. Sono le felpe di mio papà sempre, perché io adoro utilizzare le sue cose, poiché per l'appunto sono di qualche taglia più grande di me, quindi io ci nado dentro, comunque resto molto molto comoda. Non avendo un fratello maschio, prendo le cose da mio papà. E ho utilizzato tantissimo questa dell'Adidas, viola, molto bella, molto lunga, ma mi piace veramente tanto. E questa felpa nera qua. Sono tutte e due con la zip, ma sono state veramente veramente comode. Questa è leggermente più corta, ma comunque io le tenevo aperte, le ho tenute aperte e sono stata molto molto comoda. E ultimi due capi di abbigliamento che vi mostro sono questi due. Sono per fare ginnastica. Ho ripreso un bel po' di mesi che comunque non facevo ginnastica, perché la scuola mi riempiva praticamente tutte le mie giornate, con la scusa che siamo a casa. Un giorno sì e un giorno no a settimana mi alleno, quindi praticamente 4 giorni a settimana, e uso questi pantaloncini che ho comprato un bel po' di mesi fa in un negozio dell'usato, e questo top non imbottito ma super super comodo, e quindi adoro fare ginnastica con delle cose molto comode che mi permettono di allenarmi con più facilità e soprattutto che mi fanno respirare benissimo la pelle, il fisico, comunque durante lo sforzo. Poi passerei alla categoria scarpe, e qua vi mostro, vabbè, le ciabatte ovviamente. Io queste ciabatte di Ikea rosse di 2-3 anni fa, se non di più, che sono veramente comode e belle, però non utilizzo spessissimo le ciabatte, e quindi come scarpe questo mese vi mostro i calzini, ma non sono semplici, sono quelli che io chiamo a ballerina, perché vedete, hanno solo la punta, i fantasmini, non so come voi li chiamate, ma comunque sono super comodi quando non c'ho voglia di utilizzare le ciabatte. Quindi questi sono stati le mie scarpe per questo mese. Poi, altra categoria è quella dei gioielli. Ebbene sì, ne ho un bel po' da mostrarvi, perché non mi sto truccando, a parte, vabbè, oggi che ho messo un rossetto, ma raramente mi metto anche il mascara, super raramente, durante marzo l'avrò messo 2-3 volte, non di più. Però adoro mettere i gioielli e soprattutto cambiare gli orecchini. Infatti, la prima cosa che vi mostro sono gli orecchini, e sono ben 3 paia. Durante questo mese ho usato praticamente tutti i miei orecchini a cerchio, alternandoli, di diverse forme, per lo più questi, che sono come quelli che ho addosso, solo che sono dorati, e anche questi una volta erano dorati ma ormai sono stati argentati, quindi vabbè, ma mi piacciono comunque molto. E appunto sono dorati e sono di Combipel, sono molto molto belli, scusate per la ripetizione. Poi questi altri 2 paia in oro che sono di
di mia nonna, anzi erano, me li ha regalati. E il primo paio è questo, che è molto bello. È decisamente più piccolo rispetto a questi, vedete? È molto molto più piccolo. Però è bellissimo poi con questi richiami rossi, dà un tocco di luce maggiore, di colore al mio volto, perciò li ho adorati. E l'ultimo paio che vi mostro sono, direi, i più semplici, nel senso hanno un cerchio medio fra tutti quelli che vi ho mostrato, ma sono molto molto più fini, ma sono bellissimi. Questi qua hanno anche diciamo una pietruzza da poter mettere, infilare. Non l'ho utilizzato durante questo mese, l'ho voluto utilizzare così, in questo modo molto molto semplici, ma sono molto belli. Io adoro i cerchi, adoro i gioielli dorati, direi che si è potuto notare, e questi sono quelli che ho utilizzato maggiormente per quanto riguarda gli orecchini, quindi cerchi cerchi cerchi. E gli altri due gioielli che ho usato maggiormente sono questi due, ovvero degli anelli. Questo anello che una volta, al contrario, era argento ed è diventato oro, che ho comprato un paio di anni fa a Venezia in una bancarella, e questo anello bellissimo di Bijou Brigitte che ho comprato con i saldi estivi. In realtà non è oro oro, ma è oro rosa, però è bellissimo perché ha questo fiore che dà un sacco di luce ed è abbastanza grosso, vedete? E mi piace moltissimo. Ad esempio questo è molto molto più fino rispetto agli altri. Però appunto questo mese è stato il mese dei gioielli oro. Poi passerei alla skincare e qui ho molti più prodotti da mostrarvi, tra cui il primo prodotto che ho finito, ovvero questa crema viso di Yves Rocher. Era della linea Sebo Vegetal, come potete leggere, e direi che l'ho finita. È un gel crema, io adoro i gel crema di Yves Rocher, perché idratano tantissimo la pelle, ma la lasciano anche molto morbida e fresca. Quindi ve li consiglio, soprattutto l'Hydra Vegeta in estate, è fantastico. Altro prodotto è l'unguento. In realtà questo qua lo adoro tutto l'anno, non l'ho adorato solamente a marzo, infatti ve l'ho già mostrato un sacco di volte in diversi video. E come vedete lo sto utilizzando molto, lo metto diversi momenti della giornata per lasciare le labbra sempre morbide e idratate, perché le labbra sono una cosa che a me piace tantissimo avere belle curate, quindi questo è il prodotto ottimo. Si può acquistare in erboristeria e dura praticamente per sempre, ce n'è tantissimo dentro, ma è veramente buono. Io che soffro soprattutto in inverno di labbra super screpolate, rotte, questo prodotto mi salva sempre. Poi, altri due prodotti sono questi due, ovvero delle maschere. Allora, questa è la prima maschera che vi mostro, che in realtà ho acquistato già un sacco di volte, ed è di Clinians, è una maschera peel off, si può acquistare in qualsiasi supermercato, è abbastanza economica. E qua c'è scritto che va bene per 3 utilizzi. In realtà io la utilizzo molto più di 3 volte. A volte la metto solamente nella zona T, a volte su tutto il viso, dipende, ma è fantastica e funziona veramente e non fa male. Altra maschera che adoro, che ho comprato in un supermercato, è questa qua di Forsan. È una maschera naturale, trasparente. Va tenuta in posa un quarto d'ora, 20 minuti più o meno, come questa all'incirca. E io faccio sempre dopo questa perché rilassa la pelle e la rende comunque molto molto morbida, infatti l'ho adorata. E nessuna delle due ha una profumazione troppo forte, quindi troppo invasiva e fastidiosa. E questi prodotti secondo me vanno bene anche per chi ha la pelle sensibile, perché non lascia rossori e niente, soprattutto questa. Non lascia niente, io ho una pelle molto sensibile. Passerei alla categoria altro e la prima cosa che vi mostro è inerente all'abbigliamento che vi ho mostrato poco tempo fa, ovvero il tappetino di ginnastica che oggi è in pandan, anche questo è in pandan, perché è, appunto, è comodissimo per quando mi devo allenare e appunto è molto molto semplice. È un semplice tappetino da yoga, pilates, non so, questo. Poi l'altro prodotto è questo, si può già notare è un portaocchiali, quindi gli occhiali, in modo particolare questi occhiali da vista, erano al contrario, che sono sporchi ma sono perennemente sporchi i miei occhiali da vista, ma li ho utilizzati maggiormente perché usando in continuazione il telefono e il computer per la scuola, questi qua hanno la protezione per le luci blu e quindi sono super comodi.
E in realtà sono per vederla da lontano, però appunto hanno questa protezione e io infatti non ho mai un bruciore agli occhi e non li stanco. E questa qua è una custodia personalizzata bellissima. Altra cosa che ho adorato durante questo mese sono state delle lucine che ho appeso in camera e sono bellissime, che ovviamente ora vi mostrerò. Cover del mese è questa qui, sì, un mese un po' azzurro direi, ed è appunto una cover bellissima che per gli amanti dell'arte avranno già riconosciuto il dipinto, è di Van Gogh, come dovreste sapere ormai Van Gogh è il mio pittore preferito e questa cover me l'hanno regalata i miei genitori, in realtà l'ha regalata sia a me e anche a mia sorella, infatti abbiamo tutte e due con la stessa stampa, così resta una cover tra sorelle. Visto che volevamo farcela proprio con questo bellissimo dipinto. E come vedete i bordi sono trasparenti, infatti si sono già consumati. Questa è l'unica pecca, però la stampa è abbastanza bella. Però adesso passiamo all'ultimissima categoria, che è quella della musica. Durante questo mese ho ascoltato perennemente le stesse canzoni, perché facevano parte della mia playlist per fare ginnastica, o comunque sono le canzoni che mi sono veramente piaciute di più. La prima che vi faccio ascoltare è Fiori di Chernobyl di Mr. Rain. Sono contentissima che dopo un sacco di tempo di pausa ha fatto uscire una nuovissima canzone ed è appunto Fiori di Chernobyl e rispecchia questo periodo. Bellissima, vi consiglio di ascoltarla e di ascoltare anche benissimo il testo. Poi di Emanuele Aloia, due canzoni. Anche lui mi piace moltissimo come cantante, lo ascolto da un anno a questa parte e mi piace molto. La prima canzone è Girasoli e è a base d'arte, diciamo, come canzone. Sicuramente l'avrete già sentita, ma è molto bella. I girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo. Il nostro amore come arte in ogni secolo. È bellissima questa canzone, mi piace tantissimo, infatti ve la consiglio. Poi vi faccio ascoltare Sempre, che è appunto di Emanuele Aloia ed è bellissima perché anche inizialmente c'è questa parte dove c'è un signore che parla e poi inizia la canzone e sono molto belle le parole che dice. Chiedo come siano chiamati gli spazi che separano gli attimi. Sentita piangere, tu così bella e fragile, tra tutte le promesse sei la sola che io manterrei per sempre. Bellissima anche questa, ve la consiglio tantissimo. Infatti, le canzoni di questo mese mi sono piaciute tantissimo, le ascolterò anche il mese prossimo. E quindi fra tutte le canzoni di questo mese, queste sono quelle che ho ascoltato maggiormente e il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia e se è così e se vi va potete mettere un bel pollice in su ed iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video che escono ogni domenica e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovissimo video. Ciao!